basta, prossimo. Se non abbiamo messo da te. Vediamo se ci trova. Il protocollo di audit praticamente va dietro l'Elettrocasa Clima, quindi abbiamo fatto un protocollo di audit che è praticamente la fotocopia dell'Elettrocasa Clima, soltanto che ci sono soltanto i dati dell'Elettrocasa Clima che è possibile controllare in cantiere. La cosa interessante è che voi esportate i dati dell'Elettrocasa Clima e li importate in questo protocollo di audit che vi si compila in automatico, quindi rispetto al passato voi non avete un protocollo di audit vuoto, ma avete un protocollo di audit già compilato, quindi dovete soltanto andare in cantiere e fare sì, no, sì, no, sì, no. Non me lo trovo? Allora, l'Open, questo progetto molto interessante, anche a seguito degli incontri che abbiamo avuto con il CT, eccetera, comunque diciamo l'Open che cos'è? È sempre Elettrocasa Clima, perché ormai l'interfaccia che abbiamo adottato è quella, soltanto che vi permette di fare una certificazione Casa Clima senza fare il doppio calcolo energetico, cioè senza fare prima la legge 10 che consegnate qua in comune o dov'è, e poi dover rifare il calcolo Casa Clima. Lo scopo è infatti utilizzare i valori della legge 10 per tirare fuori i nostri parametri, quindi fondamentalmente altro non è che un traduttore. È un traduttore di quelli che sono i risultati EPI per capirci, anzi ora si chiama EPH della legge 10, EPHS, EPI totale, in parametri Casa Clima, quindi li converte nel nostro CO2 per capirci. La stessa cosa avviene anche sull'involucro. Allora, come funziona? Vabbè, a parte i dati dell'oggetto, volume netto, superficie lorda, eccetera, e dati climatici, il foglio ventilazione è rimasto identico a Procasa Clima. Questo perché? Perché noi non prendiamo l'algoritmo della 1TS, ma il QV, cioè le perdite per ventilazione, le calcoliamo con il nostro algoritmo, perché non ci piace per niente quello nuovo 1TS, proprio per niente, perché è complicato, poco controllabile e non dà nessun valore aggiunto a avere tutti quei parametri. Quindi l'algoritmo della ventilazione è rimasto il nostro. Dopodiché andate direttamente al QH, quindi non avete stratigrafie, non avete finestre, non avete schermature, non avete niente, avete soltanto il QH finale. Voi qui inserite le perdite per trasmissione che leggete nella legge 10, le perdite per ventilazione anche ci servono, anche se poi le calcoliamo con il nostro algoritmo, ma ci servono per calcolare l'ETA, cioè il fattore di utilizzo degli apporti. I carichi interni li dovete inserire e i carichi solari pure. Sì. Il QH della legge 10. Quindi questi sono i quattro, diciamo, elementi del bilancio invernale della legge 10. Non li trovate nella classica stampa legge 10, dovete andare nella relazione di calcolo della legge 10. Quindi l'unico lavoro che vedo è andare a cercare quei parametri. Però insomma è abbastanza rapido e veloce. Dopodiché l'Open praticamente li riparametrizza e tira fuori la nostra classe in involucro. La stessa cosa vale per l'estivo. Poi qui abbiamo inserito dei fogli stratigrafie in cui non vengono messe delle stratigrafie, ma semplicemente voi scegliete, ad esempio, è una parete esterna, che sfasamento ha, che fattore di attenuazione ha, che ammettenza ha, perché questi qui sono i parametri che abbiamo in direttiva tecnica, quindi invece che verificarli manualmente li mettete qui e vi esce verificato o non verificato, niente di più. La stessa cosa per le finestre, quindi UG, G, l'orientamento, la schermatura mobile se c'è, l'ombreggiatura fissa, se è ombreggiata o non ombreggiata, secondo la direttiva tecnica a Casa Clima. E qui vi esce il G totale, che è il nostro parametro di verifica. Quindi questi due fogli servono a verificare la direttiva tecnica a Casa Clima, come requisiti. La stessa cosa per gli impianti. Abbastanza scarno, un foglio unico, quindi impianti solari, riscaldamento, raffrescamento e illuminazione, perché sapete che l'illuminazione viene calcolata a livello italiano soltanto per i non residenziali, mentre noi anche per i residenziali, però questo insomma è banale scegliere la tipologia di illuminazione. Alla fine avete l'ultimo foglio, il CO2, e qua dovete inserire
vedete l'EPI e l'EPHS, ora dobbiamo cambiarlo, questo è l'aggiornamento che dobbiamo fare con le nuove diciture, però basta inserire i risultati della legge 10 e alla fine vengono riparametrizzati, calcolati i chili di CO2. Quindi è un traduttore della legge 10 in casa clima. Interessante, ha subito anche questo vari sviluppi, anche grazie alla ISS, perché abbiamo avuto diversi problemi. Non è una cosa facile tramutare un calcolo legge 10 in casa clima, quindi ci sono vari passaggi dietro. In realtà crediamo di essere arrivati a un punto in cui questo calcolo è abbastanza consistente, quindi in teoria a gennaio vorremmo in fiera presentare la versione definitiva e a nostro giudizio potrebbe essere uno strumento molto interessante. Infatti ti ringrazio di avermelo detto, perché per voi qua che comunque dovete fare la legge 10, non dover rifare il calcolo è sicuramente un valore aggiunto. È ovvio, e io lo so meglio di voi, ma lo sapete anche voi, che le leggi 10 devono essere fatte bene, perché se qua inseriamo i numeri della legge 10 che è fatta male, ovviamente lui non è che dice beh è fatta male, la corretto. Quindi la legge 10 va fatta bene, e questo poi sarà opera nostra a controllarla, e questa volta è complicato, quindi è più lavoro nostro che vostro l'open. E poi c'è la classe casa piena. Basta. Grazie. Direi che siamo perfettamente nei tempi. Io ringrazio la macchina, è stata costruita per quel tipo di edificio e in quel caso noi accettiamo il valore dichiarato, ad esempio Eurovent. Quindi i valori dichiarati li accettiamo per le macchine, diciamo, prototipi o fatte su misura per quel progetto. Ok, questo vabbè. Abbiamo inserito anche gli scambiatori di calore termodinamici, poi qua oggi abbiamo Clivert, da quanto ho capito, con loro abbiamo fatto una serie di convegni in giro per l'Italia con l'EFOPAC, e quello è una parte, diciamo, è uno scambiatore termodinamico. Ce ne sono anche altri tanti, ne vediamo sempre di più nel mercato, quindi era giusto, diciamo, regolamentare l'inserimento di questi prodotti. È possibile inserirli nel calcolo casa clima, danno anche un buon contributo anche sull'involucro, ovviamente poi l'efficienza complessiva va controllata. Comunque nella lista casa clima attualmente ci sono anche questi prodotti qua. Ovviamente ci sono i valori di potenza termica resa e di elettrica assorbita, perché sono delle pompe di calore. E basta. Poi nel calcolo, vabbè, già l'ho detto, va inserita la portata di progetto, quindi la direttiva specifica come calcolare la portata di progetto. La portata di progetto è la portata a cui funzionerà l'impianto. Poi come calcolare il volume ventilato e, importante, il tempo di funzionamento. Allora qui c'è una novità che non c'era in passato. Per gli edifici residenziali, per esempio, voi avevate fisso 24 ore, ora invece potete ascendere anche fino a 12 ore, quindi raddoppiare il beneficio della ventilazione meccanica nel caso in cui abbiate funzionamento intermittente regolato da sensore, quindi sensore di CO2, sensore di presenza. Questa è una buona cosa, molto importante, perché incentiva ovviamente a automatizzare il funzionamento della macchina di ventilazione. Quindi nel calcolo questo dà un buon beneficio, mettere 12 ore invece che 24. Quindi questo è importante. Ok, questi erano tutti i focus sulla direttiva impianti. Adesso, visto che Gabriele ha comunicato a me, come a voi, che bisogna fare l'open. Vabbè, prima di tutto vi faccio vedere velocemente le novità nel calcolo pro casa clima. Queste ve le faccio vedere, sono 5 novità. Calcolo pro casa clima 2015, la versione attuale è la versione 2.0. Che novità ci sono rispetto alle versioni precedenti? Allora, innanzitutto, questo lo chiudiamo. Innanzitutto che potete inserire qua il valore del Blau Water Test, quindi una volta fatto il test di tenuta l'aria finale, potete andare a inserirlo nel calcolo. Se siete sotto a 1,5, che è il valore limite, diciamo, per la classe A e B, se avete ottenuto 1, avrete dei miglioramenti nel calcolo energetico. La domanda è se superate l'1,5. In realtà non sarebbe certificabile da casa.
Poi ovviamente questo andrà in commissione tecnica, cioè se viene 1,8 ma viene 1,8 per dei motivi che non sono legati tanto all'involucro ma magari a aperture necessarie o cose del genere, allora magari in commissione tecnica viene accettato, però viene inserito nel calcolo 1,8 che va a peggiorare il risultato ovviamente. Ok, quindi l'inserimento del blow water test. Nel foglio ventilazione non abbiamo cambiato niente. Vabbè, qui avete i recuperatori termodinamici, questo già l'avete visto, c'era anche nel vecchio calcolo. Poi nei fogli stratigrafie niente di che, aspettate che vado avanti. Nel foglio finestre è possibile inserire l'UV doppio, già vi dico che c'è un errore nella nota, perché la nota dice se inserito UV doppio non selezionare vetro telaglia distanziale, in realtà non è così, la nota è stata corretta, la nuova versione cambierà. Se mettete UV doppio comunque dovete inserire UG e G. Questo è necessario per calcolare correttamente le ombreggiature. Quindi non tanto per la prestazione della finestra, perché UV doppio descrive la finestra, però per calcolare l'effetto delle ombreggiature serve anche UG e G. Quindi qui va inserito anche UGLASS e G. E poi potete mettere UV doppio. Quindi lasciate praticamente UFRAME e l'oxide distanziale. Cambiato molto è il foglio ombreggiature. Il foglio ombreggiature perché? Perché innanzitutto abbiamo... Adesso qua devo zoomare. Vedete il G-Glass più shading? Quindi siamo passati dal vecchio FC, che era il fattore di attenuazione, a, come parla la normativa italiana, G del vetro più quello dello shading. In questo caso, per esempio, se il vetro era con uno G di 0,6 e io qui leggo G glass più shading 0,06, significa che la mia schermatura mi sta schermando del 90% praticamente, ok? Cioè, mi resta un 10%, infatti da 0,6 passa a 0,06. È interessante anche il fatto che abbiamo cambiato il calcolo degli aggetti. Io vi consiglio di non fare questo semplificato classico casa clima, ma fate il calcolo analitico. Questo cambia abbastanza i risultati, è molto più preciso e abbiamo inserito, vedete la geometria, quindi è abbastanza facile farlo, l'abbiamo semplificato, è esattamente come la UNITS 11300 parte 1, quindi profondità dell'aggetto per esempio e distanza dalla finestra all'aggetto, quindi PA, basta seguire queste figure, è abbastanza facile compilarlo, però cambiano parecchi risultati, sono molto più precisi, soprattutto cambia parecchio tra inverno e l'estate, come realmente è, perché il sole insomma è più alto. E qua in fondo lo trovate in grassetto, così, estate, perché in grassetto? Perché è un requisito della direttiva tecnica. Allora, la cosa che per fortuna abbiamo fatto è fare una nuova direttiva tecnica e un calcolo che gli va esattamente dietro. La direttiva tecnica sapete che chiede degli G totali come requisiti, mi sembra che è 0,2 più o meno in quasi tutti gli orientamenti, quindi voi qui dovete leggere tutti i valori sotto a 0,2. Questo una volta era il vecchio allegato F della direttiva che nessuno faceva perché era un po' complicato andarlo a fare manualmente, adesso diciamo che viene fuori dal calcolo, quindi voi fate il calcolo energetico e qui già avete il G totale, in questo caso il G totale si intende G glass più shading più eventuali ostruzioni, quindi totale, glass, schermature mobili e aggetti, questo è quello che ci interessa. E basta, sul calcolo non c'erano altre novità. Abbiamo cambiato i fattori di conversione della corrente, ci siamo allineati al nuovo decreto che è uscito dal 1 ottobre, quindi corrente 1,95 fattore di conversione non rinnovabile e 0,45 quello rinnovabile. Di conseguenza quando avete corrente, anche nel calcolo casa clima, una parte va in quota rinnovabile. Bene, questo è finito. Ci sono degli auditori qua? Nessun auditore? Auditore? Ok, vabbè, allora lo faccio dopo. Se vi interessa il protocollo di audit, se no... Okay. L'open... questa è una parte nuova, abbiamo, come avete capito, cercato di semplificare, abbiamo ridotto la parte involucro. In realtà questa parte è stata aggiunta. Quindi prima di tutto vorrei capire con voi perché l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto perché casa clima, sapete che si è sempre incentrata sull'involucro, era necessario dare dei requisiti sulla parte impianti. In realtà la direttiva impianti è, a mio giudizio, che l'ho anche elaborata, però è scarsa, proprio perché
vogliamo partire in maniera innanzitutto un po' soft. Infatti vedrete che la direttiva è divisa in due parti, una sono requisiti minimi, quindi cose da rispettare, e altri sono semplicemente delle raccomandazioni. Secondo me è molto interessante come documento la direttiva tecnica, come lo è il catalogo per prendere spunto, anche la direttiva tecnica impianti secondo me è interessante anche a livello proprio didattico per prendere un po' di spunti sull'impiantistica. Quindi troverete requisiti e raccomandazioni. Le raccomandazioni sono appunto degli spunti, non sono requisiti minimi per Casalino. Altra cosa, sapete che ormai l'agenzia certifica sia sull'involucro che sulla parte complessiva, quindi l'impiantistica già rientra nel calcolo Casaclima, quindi la targhetta non è più soltanto involucro ma tiene conto anche dell'efficienza degli impianti. Quindi perché dare dei requisiti ulteriormente se già ci sono nel calcolo? E infatti i requisiti sono pochi, non a caso. Mentre nel Casaclima R il concetto per esempio è diverso, lì non avendo il calcolo energetico abbiamo molti più requisiti perché non abbiamo il calcolo che ci tutela sotto certi aspetti. Quindi la direttiva tecnica impianti nuovi edifici è più scarna rispetto a quella che è la direttiva tecnica impianti Casaclima R, per capirci. Allora, adesso io non ho fatto slide perché tanto è un incontro tecnico, quindi ci confrontiamo. Questa è proprio la direttiva tecnica Casaclima, parte impianti. Come vedete io ho sottolineato alcune cose, innanzitutto che quello che vi dicevo, che ci sono requisiti minimi e raccomandazioni. Allora, i requisiti minimi li abbiamo fissati soltanto su quelli che secondo noi erano dei punti critici. Abbiamo ovviamente toccato tutti i sottosistemi di un impianto, che significa generazione, regolazione, distribuzione, accumulo, eccetera. Però per esempio sulla generazione noi non abbiamo dato dei requisiti su tutti i generatori, ma soltanto su quello più critico. Che secondo voi qual è il generatore più critico attualmente? La pompa di calore. La pompa di calore attualmente è quella che necessitava di un requisito. Quindi abbiamo messo un requisito, vedete, soltanto sulla pompa di calore. Quale requisito? Dato che la prestazione della pompa di calore, quindi il COP e l'ER sono nel calcolo e vengono quindi valutati già nella prestazione del calcolo, non abbiamo fissato dei requisiti minimi di COP ed ER come invece è nel Casaclima R, ma abbiamo detto mettete pompe di calore dotate di variatore di velocità, per esempio inverter. Questo è un requisito. E poi abbiamo detto le pompe di calore dedicate all'acqua calda sanitaria, tipo scaldacque elettrici dedicati, devono avere un COP maggiore di 3. Voi mi direte a che condizioni? Ovviamente le condizioni sono specificate nelle note sotto, quindi le note sono molto importanti in questo caso, cioè nella lettura della direttiva vanno lette anche le note sotto. Per esempio inverter su che cose? Innanzitutto abbiamo detto solo per pompe di calore aria-acqua, obbligatoria la variazione dei giri del ventilatore. L'agenzia consiglia, quindi non è un obbligo, consiglia l'installazione di pompe di calore con modulazione anche del compressore, quindi anche col compressore dell'inverter. Quindi è un consiglio, l'altro è un requisito. Quindi le note sono molto importanti per capire i vari requisiti minimi. Quindi se voi fate una Casaclima, oltre al calcolo energetico e mettete una pompa di calore, avete questi due requisiti da rispettare. Una cosa importante è questa, che noi vorremmo, e qua il condizionale è l'obbligo purtroppo, che almeno uno dei requisiti sia certificato, almeno uno dei valori dichiarati dal produttore in realtà sia certificato. Quindi i valori di COP, tipicamente 7,35, sia certificato da un ente. Questo è molto difficile averlo, quindi lo abbiamo scritto e ovviamente abbiamo aggiunto ormai da esperienza, in assenza di valori certificati, i valori dichiarati vengono inseriti nel calcolo con una riduzione del 20%. Sappiamo che spesso non si riesce a ottenere questi valori, però non possiamo fermare i calcoli ovviamente, quindi li accettiamo ma li peggioriamo, sempre cercando di farci dare questi valori. Io adesso non so com'è per voi, però è una battaglia quotidiana per avere questi valori di COP dalle varie case produttrici. Quando in realtà anche la UNITS parte 4 vorrebbe questi valori. Quindi noi abbiamo fatto uno schemino interno attualmente per avere dei valori di riferimento, però mi sembra assurdo che nel 2015 una pompa di calore non abbia i valori almeno a 4 condizioni, per capirci. Va bene, questo è. Poi l'agenzia consiglia, quindi questi qua sono tutti dei consigli sui vari generatori, quindi potete tranquillamente leggerli sulle caldaie a condensazione, condensazione, generatore d'aria calda, pompe di calore, appunto i valori minimi di COP ed ER,
che sono quelli anche per usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, quindi come diceva Ulrich, niente di nuovo, sono delle raccomandazioni, quindi non dei requisiti minimi. Poi andando avanti, lasciamo stare tutti i vari generatori, passiamo al sottosistema di regolazione. Cosa chiediamo? Se fate una casa clima dovete mettere il modulo di contabilizzazione. Quindi se fate una casa clima, un edificio con più appartamenti e un impianto centralizzato, ci vuole un modulo di contabilizzazione. E poi ci vuole anche una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore che permetta la regolazione in base ai carichi e una centralina che regoli la temperatura ambiente. Ma queste cose, insomma, le chiede anche la normativa italiana, quindi anche qua di nuovo niente di nuovo. Ci sono dei consigli sotto, molto interessanti, andrebbero, ripeto, magari seguiti, anche perché spero che queste raccomandazioni diventino dei requisiti minimi nella prossima direttiva tecnica, qua il nostro vice direttore che deciderà questo, però alcuni sono veramente molto importanti, quindi vi prego magari di dargli una letta. Tipo questo, sottosistema di distribuzione, molto critico. Sapete che si perde tanta energia nel sottosistema di distribuzione, che cosa diciamo? Niente di più che tutte le tubazioni che vengano paventate, secondo DPR 412 del 93, che sembra un decreto vecchio, anzi lo è perché ha più di 20 anni, però ancora in cantiere si trovano degli impianti fatti senza rispettare quegli spessori. E soprattutto, questa è una cosa importante, noi abbiamo voluto fare una direttiva con dei requisiti che fossero controllabili. Voi sapete che la filosofia casa clima è questa, quindi tutti i requisiti che noi mettiamo in direttiva tecnica non possono essere come la normativa italiana, delle cose messe là e poi nessuno verifica. Cioè, quello che scriviamo poi dobbiamo verificarlo. Quindi noi in cantiere non è che ci mettiamo a misurare gli spessori di ogni tubazione che varia in base al diametro del tubo, eccetera, secondo l'IPR, però se andiamo in cantiere vorremmo vedere che è tutto coibentato, quindi l'auditore quando va in cantiere deve vedere che ci sia l'isolante non sul tratto rettilineo, ma magari anche quando ci sono le curve, le valvole, eccetera, quindi che sia tutto coibentato. Quindi per noi questo è importante, quindi non abbiamo specificato quanto, ma semplicemente richiamato la normativa italiana, però abbiamo detto che devono essere coibentate e vengono verificate. Poi, sottosistema di accumulo, qua abbiamo scritto spessore minimo 8 cm, che ci sembrava il minimo sindacale, quindi se mettete un accumulo, almeno 8 cm di isolante. Allora, in Italia c'è la brutta prassi, purtroppo, e qua gli impiantisti mi confermano, che noi non scegliamo come progettisti, impiantisti, lo spessore dell'isolante, dell'accumulo, scegliamo soltanto il volume dell'accumulo, 300 litri, 500 litri, e poi, come arriva in cantiere, diciamo che a grazia divina come ci arriva, con quanto isolante. Questa è una cosa che andrebbe un po' cambiata, sicuramente. Voi sapete che più grande l'accumulo, in teoria più andrebbe coibentato, perché c'è più energia termica che sta lì dentro. Noi abbiamo detto, almeno 8 cm spero ci siano. A me è capitato poco tempo fa di fare un sopralluogo in una casa clima finita, quindi audit finale, e hanno messo il sistema caldaia e accumulo integrato, quindi esternamente, quindi caldaia muro con l'accumulo. Quei sistemi che arrivano belli preassemblati in cantiere, sapete quanto isolante c'era sull'accumulo? 1 cm. Quindi abbiamo fatto una casa clima con un involucro per la casa clima A e poi abbiamo messo un accumulo di acqua calda all'esterno con 1 cm di isolante. Quindi per dirvi che magari facciamo tanti ragionamenti giusti sui conti termici o sulle trasmittanze e poi ci perdiamo con 200 litri di acqua a 50 gradi all'esterno. Ok. Poi, altro punto dolente, ma veramente dolente, gli ausiliari elettrici. Punto dolente perché lo è stato in passato per molte case clima che non consumavano gas metano ma consumavano corrente elettrica. Ovviamente noi sposiamo la logica dell'S Moore, che non è nostra ma è un ben noto architetto, ma che cade a fagiolo, cioè l'impiantistica cercare di farla più semplice possibile, cioè semplice ma efficiente. Diciamo sempre, tanto più costa l'involucro, tanto meglio deve costare l'impianto, cioè alla fine
si devono bilanciare queste due cose. Una casa clima non deve costare più di una casa tradizionale. Questi sono i concetti che noi portiamo e che abbiamo visto sono realizzabili, non è utopia, abbiamo ormai diversi casi. Semplificare l'impianto significa avere anche meno ausiliari elettrici, ovviamente. Inoltre, gli ausiliari elettrici, oltre a limitarli, mettiamoli efficienti. Quindi, se voi fate un impianto e fate una casa clima, dovete controllare che, ad esempio, le pompe di distribuzione siano tutte in classe A, o meglio, che ci sia l'indice di efficienza energetica minore di 0,23. Questo è il nuovo indice che trovate nelle pompe. Qua vedete l'esempio che è indicato qui. E questa è la vecchia classificazione. E va bene. E poi veniamo al tallone d'Achille, la WMC. Quindi, finora abbiamo visto tutti i vari requisiti, quindi è abbastanza facile la direttiva impianti. Requisito sulle pompe di calore, requisito sulla regolazione, requisito sul sottosistema di distribuzione, equipentare, accumulo 8 cm, ausiliari elettrici, pompe di distribuzione efficienti. Oltre al calcolo energetico, ovviamente. Ventilazione meccanica controllata, qui è la parte più corposa. È la parte più corposa perché c'è un po' di delirio a riguardo, purtroppo. Io me ne occupo direttamente, quindi so bene quali sono le problematiche che ci stanno dietro. Allora, purtroppo noi raccomandiamo e basta l'installazione di un impianto di ventilazione meccanica. È obbligatoria per casa clima solo in un caso, in risanamento con coibentazione dall'interno o in intercapelline. Quindi se fate una coibentazione in un risanamento cappotto interno o andate a frequentare gli intercapelli nella parete, allora c'è l'obbligo di ventilazione meccanica. Due tipi di sistemi: sistemi centrali, quindi quelli con i canali, e sistemi decentrali, quelli puntuali. Per i sistemi centrali noi richiediamo due cose: il bypass del recuperatore di calore e la portata variabile del ventilatore. Anche queste due cose minime, ma che ormai spero tutte le macchine abbiano, però meglio scriverle. Ripetita Juvent, di certo avere bypass e portata variabile sono due cose molto importanti. Questo per fare un po' di free cooling estivo laddove possibile, e questo qua per limitare ovviamente sia i carichi, perché comunque ventilare è un carico, sia in inverno che in estate, quindi ventilare meno quando non è necessario è una cosa buona, e anche per ridurre gli assorbimenti elettrici dell'ausiliario. Quindi avere appunto una variabile è importante, se possibile regolata con sensori. Quindi questi sono i due requisiti, queste sono le raccomandazioni, secondo me non importanti ma più che importanti, fondamentali. Quindi vi prego magari di dargli un'occhiata e di guardarle attentamente. Per esempio questa qui per me è una raccomandazione molto importante, cioè che la portata di progetto della macchina sia inferiore al 70% della portata massima. Cioè non prendere una macchina che praticamente va quasi alla portata massima. Questo ovviamente riduce gli assorbimenti elettrici, i problemi acustici. Quindi abbiamo definito cos'è la portata massima qui. Poi l'altra cosa importante, l'elaborazione del progetto idraulico, banale, però fare un progetto di un impianto di ventilazione meccanica sarebbe importante. Quindi dove mettere le bocchette, dove mettere i filtri, dove passare, tutte queste cose qui che ultimamente abbiamo visto sono lasciate un po' spesso alle aziende che producono macchine di ventilazione, in realtà dovrebbero tornare in possesso al progettista che dovrebbe progettare l'impianto. Gli impianti che non funzionano sono quelli che non sono stati progettati. La riduzione della portata d'aria esterna a 0,2 volumi ora in assenza di persone, anche questo molto importante, sempre nell'ottica di ventilare solo quando necessario. E altra cosa importante è anche il bilanciamento delle portate di immissione ed estrazione. Anche questo abbiamo visto che diciamo, ci giocano molto anche le aziende produttrici di macchine di ventilazione, perché cosa fanno? Sbilanciano la macchina e quindi dichiarano le prestazioni, oltre che su temperature loro favorevoli, anche aumentando che cosa? L'estrazione rispetto all'immissione. In questo modo ovviamente il grado di recupero si alza. Però noi cerchiamo di bilanciare le portate, quindi questo è importante. Sistemi decentrali, due tipologie: macchine con immissione d'aria continua, quindi con doppio canale, oppure macchine a singolo canale, quindi macchine di immissione d'aria discontinua. Non so se avete viste mai, queste vanno a coppia. Quindi per un tot tempo una emette, l'altra estrae, poi invertono e viceversa. Allora, anche qui noi richiediamo
per i sistemi tipo A, cioè questi qua con il doppio canale, quindi immissione ed estrazione vicine, che le bocchette abbiano lette orientate. Ci sembrava un requisito importante perché sennò c'è il ricircolo dell'aria, quindi almeno le bocchette con alette orientate è un requisito che devono avere queste macchine. Poi sia i sistemi di tipo A che di tipo B devono avere la portata variabile, quindi anche questi la possibilità di regolare il ventilatore. Ci deve essere almeno un apparecchio per ogni unità immobiliare. Poi qua possiamo discutere se è giusto o meno, perché forse era giusto averne almeno uno ogni vano, però era un requisito molto forte. Detto questo, in caso di ambienti con isolamento dall'interno o intercapelline, allora sì è necessario un apparecchio ogni vano, quindi di nuovo diventa un requisito forte. E anche qui dei consigli. Qua ho un consiglio importante, è questo qui, sull'acustica. Queste macchine, mi raccomando, potrebbero avere, diciamo, delle caratteristiche acustiche un po' scadenti, quindi guardate non soltanto gli aspetti elettrici e termici, ma guardate anche la scheda tecnica da un punto di vista di potenza sonora. Noi raccomandiamo almeno minore di 24 dBA a una delle velocità, quindi la velocità minima. Oh, ultima cosa e poi passiamo all'altro argomento. Come inserirlo nel calcolo? Quindi, poste quei requisiti, come mettete una macchina di ventilazione nel calcolo casa clima? Allora, esiste la nostra lista, tanto discussa, tanto amata, tanto odiata, da me odiata, di certo è un riferimento a livello italiano, quindi sempre tante più aziende hanno macchine all'interno di questa lista. Voi qua trovate il rendimento, innanzitutto trovate le portate, e poi trovate il recupero termico, il recupero igrometrico, nel caso ci fosse perché è un recupero entalpico, e trovate anche l'assorbimento elettrico. Quindi i tre dati che vi servono nel calcolo casa clima sono nella lista, quindi è abbastanza facile, basta fare l'interpolazione se siete in una portata intermedia. Se la macchina non è nella lista, avete due possibilità: o ci fate consegnare il certificato, quindi non è vincolante che la macchina sia nella lista, però basta che poi ci date il certificato, non la scheda tecnica, ma il certificato. Se anche questo non è possibile, perché abbiamo visto che succede anche questo, allora la macchina può comunque essere inserita nel calcolo, ma con dei valori, diciamo, peggiorativi. È l'ultima soluzione. Molto importante da non sottovalutare queste tre righe, perché nel caso che voi abbiate edifici non residenziali, per esempio, le macchine non hanno un certificato, perché se avete un TA per capirci, o macchine importanti, non viene fatto il certificato per quella taglia di macchina. Cioè